scarcano a più di un secolo di storia. In origine era solo un'idea, nata nella testa di un uomo, Antonio Carcano. Trasformare una piccola fabbrica per la lavorazione dello stagno in una grande azienda. Per farlo aveva bisogno di un corso d'acqua che fornisse energia, di maggiori risorse materiali e umane e di coraggio. Fu per dare forma a quell'idea che Antonio Carcano fece costruire una fabbrica a Mandello del Lario e acquistò nuovi macchinari. Ma furono le persone a trasformare quell'idea in una grande storia imprenditoriale. Lo hanno fatto con il loro lavoro, con il loro ingegno, con le loro coraggiose scelte e la loro immaginazione. Coraggio e immaginazione hanno sempre ispirato i continuatori di quell'idea, i figli Carlo ed Ercole e il professor Zeglioli, e con lui gli uomini che per la prima volta condivisero insieme la responsabilità delle decisioni. E così, una fabbrica di lavorazione dell'alluminio, provata dalla guerra, divenne un'azienda in grado di imporsi sul mercato internazionale. Non bastava la tenacia e il duro lavoro per ricostruire il presente, ma il coraggio di immaginare un futuro diverso, migliore, più grande. E grazie a quel coraggio e a quell'immaginazione nacque il polo di Delebio. Nuove risorse, uomini e donne che hanno partecipato in prima persona al miracolo economico di un paese che seppe trasformarsi. Oggi quelle persone siamo noi e abbiamo la responsabilità di proseguire una grande storia iniziata oltre 130 anni fa. Ieri come oggi lo facciamo con il nostro lavoro e la nostra capacità di immaginare un futuro grande quanto il passato. Una storia che ci lega gli uni agli altri come persone, attraverso il tempo, attraverso lo spazio. È questa storia comune che ci spinge ad agire con coraggio. La creazione della nuova fonderia di Delebio è stato un importante passo avanti e i dati ci rassicurano che stiamo percorrendo la strada giusta. Oggi Carcano può contare su oltre 500 persone che quest'anno hanno lavorato più di 50.000 tonnellate di alluminio per un fatturato superiore a 180 milioni di euro. Guardiamo sempre al futuro e dopo più di un secolo continuiamo a crescere sul mercato e sul territorio, con la nuova unità produttiva Converting. Siamo un'azienda dinamica, in grado di trasformarsi, una realtà industriale in costante evoluzione, che investe in nuove tecnologie, ma soprattutto sulla sua risorsa più importante, le persone. Lo facciamo con la formazione, la creazione di nuove professionalità e favorendo il lavoro di squadra fra i colleghi, i diversi reparti e i poli produttivi. Questi siamo noi, la Carcano di oggi, e insieme stiamo creando la Carcano di domani. Per questo è importante immaginare insieme, ogni giorno, cosa vogliamo essere